Qualche anno fa, ok, parecchi anni fa, ormai, lavoravo in un'agenzia di comunicazione a Wimbledon, Londra. Detta così, sembra veramente una cosa molto fica. In realtà, fra i miei ruoli, diciamo così, più strategici, c'era quello di comprare dolci, tartine e schifezze varie da servire in sala riunioni al momento del bisogno. O anche versare champagne a tutti quando magari veniva raggiunto un nuovo traguardo e tutti si festeggiava insieme, più o meno tutti. Un pomeriggio la mia capa mi ordinò di correre subito al sushi in fondo alla strada perché arriva un cliente importante, quote, e dobbiamo fare bella figura con del finger food d'élite. Quindi cerca di selezionare quello più costoso. Ingoio il rospo, ma non prima di aver borbottato fra i denti qualcosa che più o meno suonava come: ma perché tocca sempre a me? Non l'avessi mai fatto. Nel giro di pochi secondi succede l'inimmaginabile. Prima di dirti però che cosa è successo, un promemoria importante. Se stai guardando questa puntata di Impact Girl dal canale YouTube, ricordati di attivare le notifiche, oltre ad iscriverti al canale, perché senza attivare le notifiche con la campanellina che trovi accanto al pulsante iscriviti, non riceverai le notifiche e gli aggiornamenti ogni volta che una nuova super ricchissima puntata di Impact Girl esce e viene pubblicata sul canale. Se invece stai ascoltando questa puntata da Spreaker, da iTunes, da Spotify o dalla tua piattaforma podcast preferita, ricordati di lasciarci una recensione, ma mai meno di 5 stelle. Ma torniamo a noi. Ti dicevo che succede l'impensabile. La sua faccia diventa rossa come un peperone. Mi guarda con occhi davvero cattivi e di fronte a tutti, a circa 30 persone, urla: "Devi fare quello che ti ordino, non permetterti mai più di mettermi in discussione", o qualcosa del genere. Io esco dalla porta dell'ufficio, che trattengo a stento le lacrime, decisa a non metterci mai più piede. Quel giorno, poi il piede dentro a quell'ufficio ce lo rimisi perché dovevo finire lo stage, ma quel giorno presi una decisione che non avevo mai considerato fino ad allora, e cioè diventare il capo di me stessa. Non sapevo in che modo, non sapevo in quanto tempo, ma ero decisa a provarci, a scoprirlo. Ed è stata una scoperta fra le più lunghe e difficili per me, se devo essere del tutto onesta. Tra gli esperimenti che riempiono il mio archivio di insuccessi digitali troviamo un sito per vendere mobili antichi in collaborazione con un antiquario che non è mai decollato. Un sito per vendere costumi di Halloween tramite Amazon, in questo caso un'idea decisamente poco sostenibile visto che Halloween è una volta all'anno e per noi non è nemmeno una gran festa. Poi un sito per promuovere un corso di italiano per stranieri. Anche quello mai decollato. Poi un'applicazione per la SEO che non ha mai visto la luce. Il nome però era troppo bello, si sarebbe dovuta chiamare SEO Boss. La lista continua, ma il punto è che solo dopo parecchi tentativi impacciati, goffi, un sacco di errori, qualcosa ha cominciato a muoversi finalmente. E ammetto che non era esattamente come me l'ero immaginata, eh. Perché mentre mi sbizzarrivo nei miei goffi esperimenti, lavoravo anche a tempo pieno, come SEO strategist per, un'azienda di editoria digitale. E per assimilare i concetti molto tecnici, che in inglese al tempo non mi restavano in mente, ma ancora non lo parlavo un granché, ho cominciato a scriverne in un blog, in italiano. Dopo aver visto che esisteva un interesse per la materia, perché le persone cominciavano a trovarlo, a leggerlo, ho cominciato a pensare a un modo diverso per parlarne e ho iniziato a registrare dei mini video pillole che ho cominciato a pubblicare su YouTube. E in queste video pillole parlavo dei miei esperimenti SEO, di quello che aveva funzionato, di quello che invece non aveva funzionato, di quello che stavo imparando. Ed è stato dopo aver visto il passaparola che questi video hanno generato, che ho preso la decisione che poi ha cambiato tutto, e cioè quella di lanciare il mio primo corso digitale. Non potevo nemmeno immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Grazie alle vendite che arrivavano settimanalmente, dopo poco tempo decisi di lasciare il mio lavoro e iniziai a viaggiare mentre gestivo letteralmente il mio progetto dal portatile, che era diventato il mio nuovo ufficio. Quindi, se fino ad allora non avevo colto appieno le potenzialità del digitale, ora finalmente capivo perché in tanti ne parlassero estasiati, già allora. In pochi mesi, un semplice blog mi ha regalato la libertà che non pensavo nemmeno avrei mai raggiunto. E non sto parlando solo di una libertà economica, ma una totale flessibilità di tempo e spazio nel gestire me stessa.
E come questo sia possibile è presto detto. I prodotti interamente digitali possono essere inseriti in un sistema di vendite quasi totalmente automatizzato e poi essere riproposti a più riprese senza bisogno della tua presenza costante. Ma c'è un però. Sì, perché creare un corso digitale di grande valore non basta. È importantissimo, anzi direi che è cruciale, ma non basta. O meglio, perché sia davvero di valore, il contenuto che ci metti dentro deve parlare ad un gruppo di persone che sia il più specifico possibile. Più è chiaro il gruppo di persone a cui ti rivolgi, più facile sarà individuare il prodotto più giusto da proporre. Tu magari sai un sacco di cose, ma le persone vogliono sapere una cosa molto specifica del tuo archivio. Limitando il tuo pubblico non vai a perdere opportunità, come spesso si pensa, quindi togliti subito dalla testa qualunque paura di questo tipo, perché è solo andando a restringere il campo con la massima precisione, solo identificando la persona a cui vuoi rivolgerti, solo in questo modo potrai soddisfare con altrettanta precisione le sue aspettative e i suoi bisogni. Ad esempio, nella membership di Biz Academy la nostra audience è composta di imprenditrici brillanti ma insoddisfatte, che vogliono digitalizzare la propria attività nel modo più rapido ed efficace possibile, così da potersi dedicare alla propria realizzazione professionale e crescita professionale, ma anche alla propria famiglia, senza sensi di colpa e senza dover scendere continuamente a compromessi, perché il digitale consente anche questo. Quindi la nicchia è imprenditrici insoddisfatte che vogliono digitalizzare la loro attività. È un'audience abbastanza specifica. Potrebbe diventarlo ancora di più, ma è già piuttosto specifica, e una volta che è chiaro a chi ti rivolgi, diventa anche più facile individuare il tema ideale per il tuo corso digitale, che di solito nasce dall'unione di quattro fattori, che sono la tua passione, le tue qualifiche e capacità e conoscenze, il problema che la tua audience vuole risolvere, ecco perché averla delimitata è così importante, e poi il potenziale economico dell'argomento che scegli o che stai pensando di sviluppare. Per capire qual è il potenziale economico dell'argomento, dai semplicemente un'occhiata a quello che c'è già là fuori. Non tanto per fare sciocchi paragoni, quanto per capire che cosa manca e che cosa tu puoi aggiungere o fare diversamente. Vai a dare un'occhiata a quanti libri, audiolibri o ebook esistono sull'argomento che hai in mente, che cosa affrontano nei loro indici, che cosa manca secondo te, qual è la loro promessa trasformativa, che cosa dicono le recensioni di chi li ha letti e acquistati. Raccogliere questo materiale ti permetterà di avere un punto di partenza, ti consentirà di verificare soprattutto se il tema che hai scelto ha del potenziale economico. In altre parole, ha un pubblico di interesse. Ricorda sempre di fare una ricerca ampia, che vada fuori, diciamo così, dal tuo... fuori dall'ovvio. Facciamo un esempio. Se io mi occupo di postura corretta, non andrò soltanto a fare qualche ricerca su che cosa è stato scritto, pubblicato o condiviso riguardo alla postura corretta in ufficio, la postura corretta al lavoro, ma andrò anche a capire se a fare delle ricerche su parole chiave come mal di schiena oppure dolori lombari, dolori cervicali, perché di solito queste sono, diciamo così, i sintomi, le magagne che nascono dal stare tante ore seduti assumendo una postura scorretta. Quindi quel pubblico, cioè il pubblico di persone che fa questa ricerca, è un pubblico di persone che può essere potenzialmente interessato ad un corso, ad un servizio formativo sulla postura corretta. Questo quindi ti consente di comprendere il potenziale economico ampio della nicchia e questa ricerca ti consentirà, nel caso, anche di aggiustare il tiro qualora ti rendessi conto che all'interno del tema più ampio che hai individuato esiste un ambito magari non ancora trattato da nessuno o quasi, ma per il quale hai trovato un buon interesse in rete che tu puoi trattare, quindi è uno spazio vuoto del mercato che potrebbe essere riempito con la tua proposta. Abbiamo parlato di un bel po' di cosine, quindi pronta ad indossare il camice da scienziato e a metterti in gioco e cominciare a sperimentare? Ne ero sicura. Prima però ricordati di attivare le notifiche al canale YouTube per ricevere aggiornamenti ogni volta che esce una nuova ricchissima puntata di Impact Girl e non dimenticare naturalmente di lasciarci un commento e una recensione se stai ascoltando questo podcast da iTunes, Spreaker, Spotify o la tua piattaforma di podcast preferita. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero
di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.